Ciao a tutti! Continuano le storie delle donne di Roma. Oggi parleremo di artiste e salotti. In che senso? Guardiamo insieme. Parleremo di Angelica Kaufman e di Maria Elisabetta Vigée-le-Brun. Parleremo dei salotti di Caterina Lescalchi, di Margherita Boccapaduli, di Maria Pizzelli, di Giuliana Falconieri, di Marianna Saldati e delle donne della famiglia Bonaparte. Dunque, siamo arrivati alla seconda metà del 1700, quindi immaginate che il papato a Roma aveva il potere su tutto, era la risorsa economica più importante, quindi c'era il potere delle famiglie nobili, c'erano i poteri della borghesia, degli avvocati, ma anche dei mestieri minori. Perché? Perché c'erano tutti questi cestai, baullari, i pellicciai che praticamente si occupavano di gestire in particolare i pellegrini e tutti quelli e quel turismo che stava iniziando ad arrivare a Roma. Perché turismo? Perché nel 1700 inizia il Grand Tour. Il Grand Tour era un viaggio culturale, letterario, artistico che facevano i giovani del Nord Europa, in particolare della Francia, della Germania o dell'Inghilterra, fino a Roma. Poi andavano a Firenze e andavano anche a Pompei per conoscere le antichità e vedere e conoscere dal vivo la storia dell'arte italiana. Quindi, durante questo Grand Tour, c'è questo turismo appunto di questi giovani che per lo più sono comunque giovani acculturati e appunto che si occupano di cultura, di arte e di letteratura. Tra i tanti che arrivano a Roma arriverà anche Angelica Kaufman. Lei era nata in Svizzera, ma aveva vissuto per molti anni in Inghilterra, a Londra, e addirittura era diventata una delle artiste di punta della Royal Academy. Il suo sogno però era sempre stato l'Italia, quindi conoscere l'Italia, viaggiare l'Italia e vivere a Roma. E così, quando arriva nel 1781, si sposa con un nobile, senza infamia e senza lode, e apre uno studio a Via Sistina. Addirittura era così, la sua nomina era così conosciuta e la sua bravura anche così conosciuta che addirittura il Papa dell'epoca voleva andargli a fare visita allo studio. Però tutti gli altri artisti si ribellarono perché comunque lui sarebbe andato soltanto da una e non dagli altri. Ma i suoi quadri erano così apprezzati ed era così brava che addirittura le corti di tutta Europa chiedevano proprio dei ritratti a quest'artista. Era molto amica anche di personaggi importanti dell'epoca. Parliamo per esempio di Canova, parliamo di Goethe, parliamo di Winckelmann e quindi questo la facilitava ad entrare in contatto anche con altre categorie. Quando però iniziò a diventare un po' vecchia, diciamo che la sua vecchiaia non fu per niente facile, ma quando morì i suoi funerali furono realmente solenni e ci fu una processione di opere. Questo lo volle il Canova e aveva pensato alla stessa processione che c'era stata alla morte di Raffaello, quindi tutte quante le opere dietro il feretro. Chiaramente non aveva avuto la stessa, non ha avuto negli anni la stessa importanza e seguito non si è sentita parlare così tanto come Raffaello, però possiamo ammirare la sua tomba nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, quindi è rimasta lì nella zona vicino al suo studio. Un'altra artista è Maria Elisabetta Vigée-le-Brun, che era molto affermata a Parigi, era addirittura all'interno della corte di Luigi XVI. Poi però a un certo punto c'erano stati dei tumulti a Parigi e lei scappò da Parigi per nascondersi, beh, per nascondersi, per andare a Roma. E a Roma arrivò con tantissima notorietà, era un'artista infatti molto conosciuta. Lei ebbe un appartamento con uno studio a Via della Croce, quindi sempre nella zona del centro, intorno a Piazza di Spagna, e quella era proprio la zona che in quel periodo aveva tutti gli studi di questi artisti e di questi personaggi interessanti. Quindi in questo studio ci fu il suo periodo più fecondo, più prolifico come pittrice. Durante un banchetto da un cardinale francese conosce anche Angelica Kaufman e lì le due diventano amiche.
pensate, questa donna che rimane affascinata dalla bellezza di Roma, dalla sua luce, dai suoi colori, ed è di un animo così sensibile, che la porta ad apprezzare tutta l'arte dell'epoca, anche se è un'arte che comunque il manierismo è un po' particolare, e lei rimane addirittura sbalordita e a bocca aperta davanti alla Cappella Sistina. Quando dovette lasciare Roma, lo fece con molta tristezza. Quindi queste sono due donne, due artiste che hanno vissuto a Roma e hanno avuto il momento del loro massimo splendore artistico proprio nella nostra città. In quel periodo però c'erano anche altre donne, in particolare alcune nobili, che ricevevano a salotto letterati, artisti, ma più che riceverli, loro facevano questi incontri per accaparrarsi questi personaggi, quindi più li avevano vicino e più il nome della loro famiglia saliva un po' di importanza e di valore. Quindi tra queste abbiamo appunto Caterina Odescalchi, Margherita Boccapaduli, Maria Pizzelli e Giuliana Falconieri. Però arrivarono i francesi e quindi queste famiglie e questi salotti vennero un po' scombussolati e quindi dovettero allentare la presa. Invece, chi era a favore dei francesi era Marianna Salviati, che praticamente era contro il Papa, ma qui quindi a favore di questa presa francese. Su di lei, lei aveva una particolarità, nel senso, aveva un pensiero. Il suo pensiero era suo figlio, Camillo Borghese, che aveva sposato Paolina Bonaparte, la sorella di Napoleone. Perché era un pensiero? Perché Camillo era un po' fessacchiotto, un po' ingenuo, diciamo, mentre invece Paolina era una donna senza scrupoli e continuamente creava scandali per la famiglia. E quindi lo scandalo maggiore fu quello di posare completamente nuda per il Canova, proprio per la sua statua più famosa che si trova all'interno della Galleria Borghese. Sembra che il Canova, mentre lei era lì nuda, gli disse: "Tutto a posto? Ha qualche problema?" E lei, con una semplicità incredibile, disse: "No, no, ho caldo, va bene, non c'è corrente, posso rimanere in questa posizione." Paolina Borghese, però, non era soltanto una donna che creava appunto disagi e fastidi, anzi, fu molto attenta a sua mamma, Letizia, e per molti anni restò con lei durante la vecchiaia appunto della madre. Quindi Letizia Bonaparte rimase fino alla morte nel Palazzo Bonaparte, quello che si trova ad angolo a Via del Corso su Piazza Venezia, e quindi voleva ricreare un po' la bellezza delle corti francesi, inserendo l'Aquila di Bonaparte con il stucco, oppure inserendo il monogramma della B di Bonaparte sui soffitti o su alcuni affreschi all'interno di questo palazzo. Qual è la particolarità del palazzo? Che d'angolo c'è un bussolotto, un balconcino, dove lei si metteva lì ad ammirare il passeggio su Via del Corso e su Piazza Venezia. Quando ormai molto anziana era diventata quasi cieca, chiedeva addirittura alla sua domestica di raccontarle che cosa succedeva proprio su quell'angolo della strada. Io spero che questi racconti vi siano piaciuti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!